Eccoci con questo sottofondo musicale, abbiamo un musicista naturalmente, Fabrizio Venturi, ciao. Ciao cari. Bentornato a Istrione TV, devo dirlo. Ti ringrazio, grazie di cuore, è una, vabbè, è una, un appuntamento diciamo volutamente anno. Certo, no, no, ogni anno è tradizione, ci ritroviamo, poi insomma è sempre un piacere intervistare un artista di valore come nel tuo caso. Ti ringrazio. Vedo grazie. Che hai una, un qualcosa da mostrare alla telecamera. Sì, è Pesce Pesce Cani, che è il mio, la mia ultima fatica. Il mio ultimo lavoro che è uscito proprio adesso. Pesce Pesce Cani è un instant disc, perché instant disc vuol dire il disco del momento, no? Io affacciato al balcone di casa mia vedo il mondo che va in una certa maniera che non va molto bene, e per cui, perché è assalito da dei pesce cani, tanti pesce cani. Il pesce cane chi è? È chiunque. Chiunque è colui che vive di prepotenze, che vive di violenze, che vive la prepotenza, e la violenza può essere anche non solo quella fisica, ma anche quella morale, quella delle tasse, quella, cioè, di qualsiasi cosa. Per cui questa è una dichiarazione fatta in una maniera abbastanza fuori dalla politica, non molto fuori dalla politica, è personale. Scrivendo le canzoni io copio i passi della vita, e oggi questo passo mi fa male e penso faccia male a tanti italiani. Quindi in pratica parli della prevaricazione, insomma della prepotenza, del voler a tutti i costi prevaricare gli altri, no? E questo è il messaggio. Sì, ma lo si vede in qualsiasi profilo umano, cioè sia nel profilo del lavoro, sia nel profilo del divertimento, sia nel profilo televisivo. Cioè, ma guarda, ti porto un esempio banale, no? Accendi la televisione e la TV e cosa vedi? Niente. Cioè solamente la propaganda e basta, le pubblicità, spot promozionali, un film che sia un film riproposti mille volte. Questo è un... Poi lavori per una vita, quando hai smesso di lavorare i soldi che prendi ti servono per curarti, perché ti sei ammalato, perché la società ti ha fatto ammalare. Guadagni tot, ma quel tot forse non ti serve neanche per non è sufficiente neanche per fare la spesa. Cioè dimmi se non sono violenze queste. Ora chi ne è consapevole di questo? Uno magari posso essere io, può essere tu, può essere qualsiasi altra persona, ma la vive in maniera molto forte, no? Cioè, per cui mettiamoci una manina sul cuore. Cioè è bello avere, ma anche bello dare, e anche bello vedere che altri hanno qualcosa, no? Forse magari non tanto quanto te, che hai 3 milioni in banca, ma non è neanche giusto che ci siano persone che magari non hanno neanche 3 euro per fare la spesa. Fammi aggiungere una cosa, parlavi di televisione, no? E quando guardi i talk show lo vedi che tutti i momenti c'è sempre qualcuno che vuole parlare sopra un altro, prevaricare anche lì, quindi anche lì ci sono pesci e pesce cane. Esatto, anche lì c'è il pesce cane. Perché il pesce cane poi è una canzone, eh? E lo dico anche, no? Cioè il pesce cane cresce, sempre più cane e meno pesce, se il colpo gli riesce, evviva il cane, abbasso il pesce. È una canzone, signori, è solo una canzone. Guarda, hai lanciato un messaggio che condivido totalmente, fai molto bene a trattare queste tematiche nei tuoi brani, di questo ti voglio elogiare pubblicamente. Bravissimo Fabrizio Venturi, che ci fa riflettere su questo aspetto purtroppo molto attuale. Io vi ringrazio te Claudio, che sei veramente un fratello, io ti voglio veramente bene, perché sei una persona sensibile. È una persona che dà veramente spazio alle cose che secondo me meritano veramente che ne abbiano, a differenza magari di altri che sì, ti accolgono, però magari si impegnano, diciamo, il giusto per capire in fondo il messaggio che volevi lanciare. Io vi saluto tutti quanti, voi di TV... Ci spostiamo un attimo. No, ma è bello anche nell'intervista avere il sottofondo musicale, anche perché avendo il microfono chi la vedrà sentirà la musica in lontananza. Bene, allora un abbraccio bacio da Fabrizio Venturi. Ciao. Grazie Fabrizio, ciao a tutti. Ciao.